Il progetto Cebu Cordova Link Expressway è un grande viadotto lungo 8.171 metri che collegherà la città di Cebu con la municipalità dell'isola di Cordova. Permetterà di ridurre il traffico che congestiona gli altri due ponti che servono l'isola, consentendo la gestione di oltre 50.000 veicoli al giorno, diventando di fatto il ponte più trafficato delle Filippine. Il gestore dell'opera, CCLEC, ha aggiudicato i lavori di costruzione civile al consorzio CLGV, formato dalla capofila impresa spagnola Acciona Costruzioni e dalle due imprese filippine DMCI and First Belfort. L'esperienza accumulata da Trevi nel settore dei ponti, con oltre 300 progetti realizzati nel mondo, è stato uno dei motivi per i quali Trevi Foundation Philippines è stata scelta da CLGV per realizzare tutte le opere di fondazione, sia a terra che a mare. La principale sfida che si è presentata ai tecnici di Trevi per la realizzazione delle fondazioni del Main Bridge, dove sono oltretutto situati i pali con i maggiori diametri e lunghezze dell'intero progetto, è stata la posizione dello stesso nel mezzo del canale marittimo più congestionato dell'isola di Cebu. Un'altra sfida stimolante ed impegnativa per Trevi è stata rispettare le rigide e stringenti specifiche tecniche sulle tolleranze di posizionamento, sia dei chesi che delle pesanti gabbie, costituite doppia fila con un alto numero di barre d'acciaio da giuntare con coupler in mare aperto. Per accorciare i tempi ed essere più performanti nell'aggiunzione delle gabbie, la sinergia fra i team Trevi Italia e Trevi Filippine ha permesso di ideare e realizzare l'HCTC, Hydraulic Catapult Trevi System. Per i lavori offshore sono state allestite tre barge con speciali strutture per poter posizionare con estrema precisione i casing ed eseguire le perforazioni dei pali. Grazie alle prestazioni delle macchine Soilmec, alle capacità organizzative, all'esperienza e all'abilità di trovare sempre le soluzioni più adeguate, Trevi ha portato a termine le lavorazioni nei tempi e nelle modalità previste.